pallavolo uno sport in crescita. Negli ultimi anni tanti nuovi praticanti. Abbiamo preso un comitato post-Covid con 230 tesserati. Quest'anno abbiamo chiuso a 1200 tesserati e un movimento in crescita esponenziale grazie anche insomma, a tutta l'attività promozionale che stiamo facendo sul territorio, grazie anche al supporto delle istituzioni e soprattutto del mondo della scuola. La riqualificazione della palestra nell'area sportiva della Villa De Capo a Campobasso è l'occasione per fare il punto sull'impiantistica dedicata alla pallavolo. Chiediamo soprattutto che ci mettano a disposizione gli impianti, poi ci aggiustiamo. E nel meridione, dico meridione ma nel Molise da tutte le parti, la volontà della gente c'è per fare queste cose qui. Ha bisogno che la politica, con la P maiuscola, metta a disposizione gli impianti di queste società. Allora sì che cresce il movimento. L'intervento di riqualificazione più significativo ha riguardato il rinnovamento della pavimentazione che da tempo andava sostituita. La cerimonia di consegna alla cittadinanza è stata accompagnata dalla presenza di un atleta d'eccezione, Francesca Piccinnini, vincitrice nel 2002 del campionato mondiale di pallavolo femminile. Una struttura con tanto calore, nuova, pulita. Prima ho fatto un giro negli spogliatoi, ho visto tante foto, è bello. C'è tanto amore in questa palestra, quindi questa è la cosa più importante.